Incominciamo dal box office, come al solito. Sono tentato di mettervi una delle due notizie trollone, ma no. Incominciamo dal box office USA. Qua è tutto abbastanza normale, per quello che mi aspettavo, anche se c'è una posizione un po' bizzarra. Quinto posto, con 11 milioni di dollari, ammazza, che è un terzo quasi, no, un quarto di C'è ancora domani, per farvi capire, per Coraline, rimasterizzato e messo al cinema. Non si sa bene perché. Quinto posto, va benissimo, ok. Quarto posto Twister, 200 milioni di budget, però sta incassando bene, 335. E fosse costato 120, 140, sarebbe andato bene, così, così. Però è un film che io supporto, recensione sul canale, mi è piaciuto, in caso cercatelo. Terzo posto per un film che non posso vedere, perché uscirà 29 agosto in Italia, It Ends With Us, successone pazzesco, 25 di budget, 180 milioni. Quanto Furiosa, però senza costare Quanto Furiosa. Fenomenale per cui. Un film che ha fatto, cioè sarebbe 9 volte quasi, 8 volte. 8 volte il budget, ammazza. Per una commedia con Black Lively, che non è certo Jenna Ortega come notorietà, anche se è una gran gnocca, no, mi dissocio. Secondo posto, Deadpool e Wolverine, 200 milioni, si è fermato. Aveva ragione il Andrea l'altra volta, si è fermato di botto, 1 miliardo 142, così, tac, 142,5 per la precisione, e vince Alien Romulus, che nonostante sia costato 80 milioni, che non è tantissimo, ma neanche poco, visto il film, è una buona spesa, che siamo su film con una bella CGI, perché è fatta molto bene, comunque è costato, stile Dune, che era 100 milioni, fa 108, secondo me il tipo lo fa, confermo i miei 250 milioni, 250-300 milioni che può raggiungere, visto che se ne parla bene. Di tutti questi film, tre c'è la rece sul canale, cioè Twister, Alien Romulus, ovviamente Deadpool e Wolverine. Vai tu, Andrea. Allora, penso che Coraline l'abbiano rimesso perché si era parlato, non mi ricordo per qualcosa, ma di recente, qualche settimana fa o un mese fa al massimo, era uscita una news dove il regista diceva qualcosa e non mi ricordo il contesto in cui... Il sequel. Sì, parlava di un sequel. E allora, secondo me, hanno colto un po' la palla al balzo. Tra l'altro, ultimamente vanno molto di moda questi re-release, per continuare a far cassa di film che sanno che possono andare. Adesso mi viene in mente, anche se non c'entra veramente nulla perché sono due film completamente differenti, però Inside Out 2, animazione per famiglie, va alla grande, quindi sbanca. Allora ho detto, vabbè, magari buttiamoci di nuovo Coraline, che sfruttando la scia e l'onda di Inside Out 2 magari ci può portare di nuovo qualcosa in cassa, e hanno azzeccato. Twisters, concordo con quanto hai detto tu, anche a me è piaciuto e l'ho trovato un buon film, per fortuna sono contento, sta continuando a incassare bene negli Stati Uniti, un po' meno fuori dal mondo, ma è un film molto sentito a livello nazionale, quindi ci sta. It Ends With Us invece non lo vedrò al cinema, me lo guarderò quando sarà poi disponibile in streaming. Sta andando molto bene perché di recente ho letto, ma l'avrei letto anche tu, Arca, dove spiegavano del mega diss che c'è tra Blake e l'attore protagonista che non mi ricordo, quindi in America è stato un gossip molto sentito e questo stesso gossip ha generato poi la curiosità di andare a vedere al cinema il film per capire più dinamiche, anche perché da quello che ho capito non è proprio una commedia ma ha dei risvolti drammatici perché parla di violenza domestica, quindi è un tema anche scottante. Deadpool e Wolverine era ovvio che non avrebbe potuto andare a fare i 2 miliardi e quindi 1 e 3 ci arriverà, ma non penso che andrà molto oltre, anche perché penso abbia esaurito un pochino il suo pubblico, considerando sempre che in America ha un rating R, e quindi è tutto molto più complicato. Alien Romulus non l'ho visto, però il parere, guardando le vostre recensioni su YouTube, siete più o meno tutti concordanti col fatto che non è perfetto, però è un buon film, che si può vedere bene, si colloca in una via di mezzo all'interno della saga, e quindi magari può aver riacceso un po' gli animi verso, secondo me, i picchi bassi,
purtroppo derivanti dalla delusione di Prometheus e quello dopo Covenant. Prima di far andare Marte, non so se ha visto cosa non ha visto, dico altre due cose. Fuori dalla classifica c'è Cattivissimo Me, che ha rallentato, e lo sapevo, 850, ma ormai ha finito, pensavo almeno 900, 950, invece si è fermato prima, non so perché. E Trap è una trappola, nel senso che è un flop, costato 40-62, quindi Shyamalan, ciao ciao con la manina, al prossimo film ti danno 10 milioni come bussano alla porta e si gode. Borderlands è un flop clamoroso, costato quant'era, 100 milioni mi pare, 18,5, Borderlands è una roba, 120 era Borderlands, 120 ancora peggio, siamo a meno di 20 e già siamo alla seconda settimana e già è ottavo in America. Gli altri film sono sempre gli stessi, c'è ancora Inside Out qua in mezzo con i suoi 1,626 miliardi, cioè magari vuole puntare ai 1,650 miliardi, perché non penso possa andare più là. Maxine, dopo un buon inizio, precipitato, comunque ha fatto i suoi soldini, è questo. Vai tu, Marzia, vuoi dirmi qualcosa? Se no, andiamo avanti. Guarda, io sono da una parte stupita, ma da una parte è una cosa che mi aspetto, che la remaster di un film che è piaciuto all'epoca incassi di più di un film nuovo. Coraline esce una remaster e incassa praticamente a costo zero, perché l'ha semplicemente remasterizzato, quello che ha incassato Borderlands perdendo 120 milioni. Io sono sempre dell'idea che certi film vanno buttati in piattaforma e devi dimenticarti di averci speso soldi. Il problema però è che se tu vuoi fare un film su piattaforma, io qua sostengo Netflix. Netflix, per fare un film su piattaforma ti spende, tolto Snyder che hanno poi detto tutto, basta, tu non ci sei più, non esisti, per fare un film su Netflix ti danno 5 milioni, 10 milioni e un calcio nel sedere e ti dicono, fai un film da 95 minuti, hai sti soldi, vedi che devi fare. È inutile, è un po' questo il discorso. Vabbè, quindi andiamo avanti? O vuoi dire qualcosa tu, Andrea, su Trap? Se no andiamo avanti. Ho già detto troppo su Trap, ma lo abbiamo detto tutti su questa merda di Trap. Grande, sta trappola che sono... Cioè, potevo dormire. Scammatissimo.